battuta a Roberto. Un'esperienza di vita, ha agguantato momenti, momenti che meritano di essere rivissuti. Quattro di Le Mans, tu hai molta più esperienza, ricordiamo, campione del mondo nella Ferrari. Molto spesso tanti ragazzini sognano la Formula 1, io in realtà ero innamorato di questi. O la scopro, non mi poi sa, tanto pazzo appunto non è stato. E abbiamo intavolato questo rosario nei confronti dei santi e nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la stessa formazione potesse arrivare là. Andrea Benigni, al quale come prima domanda domanderai come stai, che cosa combini? No vabbè, oggi all'improvviso è arrivato questo piccolo disguido e che poi con una buona parola tua mi feci iniziare l'avventura a casa. Nonostante il flebo è molto lucido, per cui un applauso ancora ad Andrea Benigni. Adesso ragazzi restate. La nuova Dallara Le Mans Prototype 2 a motore Gibson, con la quale Roberto Lacorte, Andrea Benigni e Giorgio Sernagiotto prenderanno parte agli European Le Mans. Perché è la macchina con la quale Dallara ritorna a confrontarsi con le altre case automobilistiche. Però di sicuro che la macchina è cambiata profondamente. Piper 2. Andrea, cosa ti aspetti? Azione per cui sedili, tutte le cose. Lunedì, martedì prologo, quindi test ufficiali di preparazione a livello 13, 14, 15 aprile alle Castellette. Pista tra l'altro a noi abbastanza tutto sommato fortunato per quanto riguarda me e Roberto, ma amiamo molto. Lo scorso anno abbiamo detto un po' di struttura perché è la pista sfortunata di Andrea, ma cercheremo di girare un attimino. Ma concretamente abbiamo fatto dei test in Spagna e abbiamo fatto prestazioni eccellenti proprio nei confronti dei nostri diretti avversari. Abbiamo fatto la macchina, va fortissimo, abbiamo bisogno di gente come Roberto, Giorgio e Andrea, come è la stessa cosa, però non possiamo negare che il fatto di essere un produttore italiano con un team prove. E penso che a parte... Facciamo alzate di mano. Chi è stata la 24 ore di Le Mans? Ok. Signori, un sorriso. Dalle 2 credo di partire da casa, alle 4 lo vado a prendere, è giusto. Io vado a con Riccardo Mani in macchina, parto alle 8 del mattino e spero alle 15 di sera. Allora, domenica appunto gli ultimi dettagli di preparazione. E fotografi, avete tempo per...